Benissimo, possiamo continuare su Night of Azur. Allora, vediamo di proseguire. Ci sono molti eventi, ragazzi, e ci sono molti eventi da fare, come si può ben vedere. Quindi io direi di iniziare a parlare un po', altrimenti qui non se ne esce più fuori. いや、聖騎士の末裔なんて出てくるとはね。そろそろ世界終わりそうですな。たとえこの世界が目覚めぬ夜に包まれても、我が研究室はアナさんを歓迎します。 殿方は引き際が肝心です。うるさいですね。ずっと嫌われっぱなしなんですから、これ以上嫌われることなんかないですよ。あれ？あなたか、涙か。夢の小箱のこと、 Vediamo un po'. Allora, forse bisogna andare qui, eh? Forse, ecco, forse ho indovinato. Credo di aver indovinato, credo. Allora, prima di proseguire, credo verso. Torno un attimo nella mia suite. Vediamo se c'è qualcosa da fare. No, non c'è nulla da fare. Quindi direi di andare. Vediamo se si può andare in missione. Via. Vediamo se si può andare in missione, ragazzi. Perché sinceramente avrei anche un po' voglia di combattere. Vorrei combattere un po'. Allora, abbiamo abbastanza, diciamo, da fare, e quindi andiamo qui. Vai. Sperando di trovare subito la destinazione che ci viene chiesta, insomma, perché a volte non è sempre semplice poi raggiungere il punto di destinazione per ritrovare la missione. Ecco, questo è il problema, diciamo. Questo è il piccolo problemino. Allora, cosa facciamo? Bene, 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 siamo tranquilli che tanto un po' livellato ci sono, forse non in maniera eccessiva, però qualcosina possiamo fare, insomma, ecco. Allora, torniamo qui. Io sono arrivato da qui, ragazzi, sono arrivato da qui. Ora bisogna trovare la destinazione corretta, ok? La destinazione super corretta, via. Sono ben livellato. Dove volete andare? Cosa volete fare? Non fate, non farete nulla, o almeno sicuramente non avrete la meglio su di me al momento. Poi più avanti vedremo, vediamo un po'. Ragazzi, ho indovinato la strada. Ho indovinato, ma ora? Ora dove bisogna andare? Dite che bisogna andare qui, ragazzi. Voi dite che la traiettoria, la strada che insomma sto facendo è quella corretta? Al momento sì, ragazzi, al momento. Poi andando più avanti, non lo so, lo scopriremo sicuramente tra poco, 1700, via.
Secondo me è qui perché escono un po' troppi nemici, eh. Secondo me è qui perché ne stanno arrivando un po' tanti ne stanno arrivando, quindi credo che veramente sto andando dalla direzione non giusta, ma di più. Allora, vediamo un po'. Vediamo, eh. Ah, ok, l'evento è lì, ragazzi, l'evento è lì. Però dobbiamo ancora, abbiamo da fare, abbiamo ancora parecchio da fare. Ho ancora parecchio da fare. Voi guardate il gameplay e divertitevi, poi al resto ci penso io, non vi preoccupate. Allora, l'evento è qui. Spacchiamo tutto quello che incontro sulla mia strada. Tutto quello che incontro sulla mia strada dobbiamo radere tutto e dico tutto al suolo. Via. Ah, ok, quindi qui si continua, volete far bordello e così via. Vai. Vamonos, vamonos. Vediamo un po'. Vediamo, ecco, qui c'è anche il gigante di ferro, ragazzi. C'è anche il gigante di ferro, come la mettiamo? Come la mettiamo? Allora, siamo diretti all'evento, eh? Siamo diretti all'evento, dov'è? Qui? Sembrerebbe che sia qui, ragazzi. Era qui. ここなら人目を気にすることもない。山菜でも何でも入れて好きなだけ飲め。シスターの吸血欲求を案ずる妹思いのブラザーより。こんなもので吸血欲求が満たされると思ってるのかよ。ところで、味噌スープって何？Ragazzi, abbiamo ultimato 100%, non me lo aspettavo. Allora, vediamo un po'. Vai. Ritorniamo alla base, ragazzi. Bisogna ritornare alla base. 3396, vabbè, non è che io non ho raggiunto molti. Non posso livellare, ecco, non posso livellare il mio personaggio al momento. Al momento, però, ragazzi, al momento, solo al momento. Allora. No, 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 assolutamente non. Allora, HP. Vai. Allora, c'è qualche evento? Sì, sembrerebbe che si sia sbloccato qualcosa al momento. Vediamo un po'. Ascoltiamo. ジュースなんだけど。
中身はこの前のと変わってないぜ。大量に仕入れちまったもんでな。適当な宣伝文句つけて早急に裁きたい。悪徳商人め。Bene, vediamo un po' dove proseguire, perché sinceramente qui ogni tanto bisogna ritornare nelle stanze, insomma, un po' a tutte le parti, però io direi che, perché compaiono sempre eventi, no? Però a questo punto io direi di proseguire ancora qui sulla mappa, perché ne abbiamo almeno altre due missioni da completare. Allora, siamo qui... Vediamo un po' se ci avvicineremo subito nell'evento richiesto. Ah, eccoci. Lloyd, sagaste il Hosek Collection? Te, Tetia no Hana to Kanke Garden? Ojoja, ii toro ni. Tetia ni tsuite, Kyoko Chou kara shireta tokubetsu na joufou to ka nai ka? 白い花だってことくらいしか聞いたことないな。そんなもんか。まあいいや。ジョーちゃん、今回はもう帰りな。何その邪険な扱い。聖女の涙、一人で探せるわけ。面倒なのは青い血だけさ。邪用を避けてお花見してくるよ。じゃ。またな。依頼しておいて帰れって。よし、先に見つけてやる。Ok, sembrerebbe che qui la missione abbia inizio, sì, sicuramente. L'importante è capire se sono nella direzione giusta oppure no. Lo scopriremo tra poco, ragazzi. Ora, secondo me sono nella direzione giusta, secondo il mio punto di vista, perché se arrivo e parte subito una sorta di cutscene, diciamo, io credo che sono dalla direzione giusta. Poi, detto questo, ora si continua e vedremo se realmente sto andando per il meglio. Vedremo se realmente sto andando bene. Allora, ci sono altri due nemici qui, ma non c'è veramente problema perché verranno asfaltati senza passare dal via, quindi proprio in maniera molto breve e limpida. Allora, andiamo qui. Io spero soltanto che sia una missione dove mi darà qualche punto esperienza in più, magari. この匂い、妖花の香水だね。催眠効果のある道具で眠らせるなんてうまいじゃん。道具は使いようさ。しかしダメだな、これ。やっぱり鍵となるのは雨か。雨？しまった。頼んだぞ。何が頼んだぞだよ。教皇庁並みに人使いの荒いやつ。バカと道具は使いよって。Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un po' di far tutto per il meglio qui, Vediamo di... Io cercherò di far tutto per il meglio, ragazzi, perché vedo che comunque la missione va avanti, quindi... La direzione è quella super corretta, quindi ora
devo solo cercare di portare a termine anche questa missione, in modo che vedremo se tra un po' riusciremo a sbloccare anche il continuo dell'avventura principale, anche se comunque stiamo andando bene. L'avventura principale è quella che sto portando anche a termine adesso, perché punti esclamativi indicano comunque frammenti di storia, eh? Quindi attenzione, attenzione. Allora, cosa si fa? Si prosegue avanti. Ah no, si parla ora. ロシエクロックが反応してる。その宝石何かあるんだね。昔ジネットっていう凄腕の女盗賊がいた。悪人どものお宝を根こそぎ奪う痛快な盗人だったそうだ。そしてそのジネット一番の獲物が初代聖女のお宝だったって話だ。 この聖女の涙が初代聖女の宝。聖女の流した涙に空も誘われて、その涙雨に打たれた邪妖はみんな大人しくなっちまったって伝説がある。このちっぽけな宝石一個に世界中の妖魔をなだめる力が宿ってりゃ、それは大金が動くってわけさ。夜の君にも効き目があるなら、 リュリーティスの聖女の務めも楽になるかも。ロイド、その宝石のことだけど。ダメだ。こいつは俺が預かる。いいじゃないか。ちょっと貸してよ。じゃあ、嬢ちゃんが請求書の支払い、 肩代わりしてくれるか。冗談でしょ。情報ってのはただじゃねえんだ。商人を舐めちゃ困るぜ。内臓って、それにしても妖魔をなだめる涙雨か。 Ragazzi, manca ancora qui per portare avanti la missione. Siamo solo a metà, diciamo. Vediamo un po'. Io dovrei proseguire. Come la mettiamo? La mettiamo in questo modo, via. La mettiamo in questo modo, ragazzi. E beh, la mettiamo in questo modo, via. Distruggi tutto, distruggi che devo passare, su. Che la missione non è finita la missione, mi vuoi far passare? Io dovrei passare, ok, grazie. Molto gentile, ora posso andare avanti. Credo che sia destinazione, credo sia qui, perché appaiono nemici come se fossero non so cosa, quindi credo che realmente siamo nella direzione super corretta, anche perché è l'unica destinazione al momento che possiamo percorrere, molto lineare, quindi va bene in questo modo. Va bene in questo modo. Allora, vediamo un po'. Sì, state tranquilli? Certo, io sono tranquillissimo, perché sono convinto che andrò ad ultimare questa missione senza molti intoppi. Quindi vai, datemi tutto. Poi ragazzi, commentate se siete contenti che ho ripreso questa serie. Commentate, anche se veramente è passato molto molto tempo, eh. È passato moltissimo tempo, ma va bene così uguale. Cosa mi dai? Ah, è un forziere, diciamo, un forziere dove mi ha fatto una sorpresina un po' di... non molto gradita, devo dire, perché comunque è stato un forziere balordo. Vai,
tiriamo fuori tutti i miei aiutanti, così magari mi danno una mano e possiamo andare meglio. Ecco, secondo me questa è l'ultima ondata, poi succederà qualcosa, vediamo un po'. Io la butto lì a caso, poi posso tranquillamente anche sbagliare, vediamo, eh. C'è ancora qualcuno? Quindi devo andare qui? Dite che devo andare qui. Voi dite che devo continuare qui, ragazzi. Vediamo. Se dite che bisogna continuare qui, io continuo, non è un problema per così poco. Non c'è veramente problema se bisogna continuare qui. La mia intenzione è concludere la missione, quindi voglio dire, insomma, la missione, non il gameplay, tranquilli, non il gameplay. Non devo concludere il gameplay, tranquilli. State veramente tranquilli, ma lì c'è un super forziere gigante. Lì c'è un super forziere, ragazzi. Io voglio subito andare ad esplorare per vedere se posso ottenere quel forziere, perché comunque... Ah, non ho un attimo, prima del forziere devo sistemare giusto due cosine. Non so se vedete qui chi è arrivato. Allora, vamos. Ecco, ho tentato la mia super mossa, è andato giù. Non del tutto, ragazzi, non del tutto. Diciamo che è molto resistente. Diciamo che è un nemico molto resistente, che va preso, vanno prese le misure adeguate per fargli capire, insomma, chi comanda, Vanno prese le misure adeguate. Però dai, secondo me posso tranquillamente farcela, non so, però farcela sì. Farcela sì, in maniera tranquilla, mi resta un po' difficile da pensare, ecco. Allora, ora. Non cede, ragazzi, non cede. Non vorrebbe, ma ora sta per cedere, beh, 2800 punti, ottimo. Vediamo un po', No. Faccio sempre l'errore che con X credo che si può aprire il forziere. Faccio sempre il solito errore. Allora, dove si va? Non è finita qui, ragazzi. Io credevo che sarebbe finito. E invece no, bisogna ancora proseguire avanti. Vabbè, almeno ci divertiamo. Faremo un gameplay con molta azione, perché è giusto anche così. E credo che starà per arrivare qualche altro nemico un po' grandicello, ok? La mettiamo in questo modo. Un po' grandicello, la mettiamo in questo modo, vai. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Non c'è nulla da prendere, così sembrerebbe, no? Così sembrerebbe. Qui? Ma voi dite, ragazzi, che sto andando nella direzione corretta? No, perché io non so, inizio ad avere qualche dubbio, però tanto il tempo ce l'abbiamo, si continua, insomma, perché dovrei uscire dalla missione, ecco. Se poi vediamo che tra un po' la missione non si conclude, diciamo che possiamo prendere in considerazione di uscire dalla missione, insomma, ecco. Però io quasi quasi un altro po' avanti vado un altro po' avanti, per il semplice motivo che secondo me c'è ancora qualcosina da fare. Vediamo un po'. Il cancello qui si chiude, ci barrica dentro, va bene. Purtroppo siamo stati barricati dentro. E dico purtroppo, ragazzi, perché io sarei voluto andare un po' in maniera un po' più spedita, invece abbiamo avuto questa barriera che ci impediva di andare senza perdere ulteriore tempo. No, via, qui mi devo allontanare che esplode e poi succede un casino.
Olimpia. Qui esplode tutto, ragazzi. Qui esplode tutto. Dove si va? Si va qui. Anche qui c'è una sorpresina, però... ecco, sono bloccato. Sono stato un po' bloccato da qualche maledizione, diciamo. Da qualche maledizione. Vabbè, dai. Me ne farò una ragione anche in questo caso. Me ne farò una ragione anche in questo caso, Quindi... Chissà se devo continuare qui oppure no, Veramente. Ora non riesco a... a capire se continuare o meno. Vabbè, comunque. Ok. Vediamo se dopo questa uscita magari farà capire in qualche modo. Sì, devi continuare da questa direzione oppure no, non devi. Cerchiamo di capire un po' se sto facendo tutto bene oppure no, perché questa ora è una cosa da... è una cosa un po' da cercare di capire. Bisogna capirla veramente. Allora, andiamo qui. Sinceramente non saprei, Cos'è? Boss fight, ragazzi. Boss fight. Che bordello. Ditemi, vi prego. Ditemi che riesco ad affrontarla. A sconfiggerla, ecco. Ad affrontarla un po'. Ce la posso fare ad affrontarla un po'. Fino ad un certo punto. Non so se riuscirò a... Ecco, allora. Posso... Ok, posso trasformarmi, ecco, bene. Ho raggiunto il grado per trasformarmi, che mi fa comodo in questo caso di boss fight. Mi fa veramente comodo perché non è semplice, come si può ben vedere non è semplice. Spero che riuscirò, come si dice, a sconfiggerla, perché dopo aver fatto tutta questa strada non vorrei aver buttato tutto il mio tempo, insomma, ecco. Approfitto ancora adesso che sono ancora in mutazione, diciamo, Via. Tiriamo fuori. No! Ragazzi, me la sto vedendo male. Ok. Me la stavo vedendo male, ma bisogna fare molta e molta attenzione. Qui non è una boss fight semplice. Non è veramente una boss fight semplice, anzi... Non credevo ci sarebbe stata una boss fight, devo essere sincero, altrimenti avrei cercato di andare a livellare prima. Vabbè, comunque. Comunque sto cercando di portare a termine qui la battaglia, Quindi ora sembrerebbe che siamo messi bene. Sembrerebbe, non... Dai, possiamo farcela, possiamo farcela. Posso farcela, dai, su, manca poco. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Via, andiamo. Ora voglio un trofeo, però, Ora vorrei un trofeo, se è possibile. È possibile avere un trofeo, no, Quindi, ma non ho ben capito. La missione è conclusa. Non è conclusa, cioè non ho ben capito, ragazzi, Non ho capito se è conclusa o meno. Vabbè. Cos'è? Il fatto che qui non c'è un'uscita ben precisa, no? Quindi voglio dire, insomma, allora... Vabbè, facciamo così. Spero che sia conclusa la missione, perché sinceramente non so. Se devo essere sincero, ragazzi, non... level up, attenzione, level up, passa lì... cosa posso aumentare? Allora, HP, trofeo d'argento sbloccato,
Quindi significa che la missione era da fare. Vai, aumentiamo gli HP perché se lo merita. Se lo merita, vai, livello 10. Allora, trofeo d'argento sbloccato significa che ho fatto bene. Almeno credo. Allora, vediamo quello che non mi può essere utile. Vediamo un po', Allora, vediamo. Ok, vediamo, No. Via, possiamo andare. C'è qualche evento? Sì, c'è qualche evento. Qualche evento si è sbloccato, ma era anche giusto dopo una battaglia del genere. あの宝石の品質は申し分ないが、邪妖への効果はゼロだな。そっか。妖魔を眺める力なんて、ちょっと都合が良すぎるもんな。ジョージャン、ユリーティス城の間にだって見たことあるか？心動かされたこと。 そりゃ、まあ何度かあるけど。まさか、ユリーティスの涙を金儲けに使うつもりじゃないだろうね。それは名案だな。ロイド。 あるか。冗談だ冗談。いやさ、もし本当に邪妖や妖魔を眺める涙があるっていうならさ、多分それは嬢ちゃんとリュリーティス城みたいな関係なんだろうなってな。どうしたんだろう。ロイドがまともだ。バカ、そんな日もあるんだよ。 Bene, 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 bene ragazzi, sono riuscito a fare, non me lo aspettavo sinceramente. Allora, no, faremo un giro un attimo in tutto nella mia suite, andremo un po' a perlustrare le zone dove si possono andare, andremo anche nell'arena, non c'è nulla. Andiamo qui così vediamo se posso livellare, magari se ho raggiunto i punti giusti per livellare, ecco. Perché sinceramente sono curioso. Posso? Non posso? Perché? Ah no, richiede 137.000 ragazzi. Ah ok, va bene. Scusatemi un attimino, vi chiedo solo un attimino. Ok ragazzi, ok, allora vediamo un po' se vogliamo proseguire. No, stavo facendo una cosa al PC, stavo controllando una cosina perché avevo visto una notifica un po' strana. Allora, si può andare qui, attenzione. Abbiamo due strade dove possiamo andare. Allora, bene. Via. Vediamo un po' cosa succederà adesso qui, perché sono curioso, Quindi lì si apre una nuova direzione dove posso andare. Ok. Allora, sapete cosa vi dico, ragazzi? Che magari lo faremo... No, vabbè, andiamo avanti un po', dai. Andiamo un po' avanti. Allora, devo solo capire la zona... La direzione giusta dove andare, ecco. Se andare giù oppure... Comunque il gioco è bello, anche perché io voglio portarvi anche il secondo capitolo, quindi
voglio dire, voglio portarvi qui sul mio canale YouTube anche il secondo capitolo. Ma Maremma qui, ma come si scendono queste gradinate? Ok, allora cos'è qui? Bene, bene. Ah ok, in modo che poi si può risalire, bene. Io credevo che mi sarei buttato giù così, random. Shop, posso acquistare? Proviamo. Proviamo, attenzione, stiamo tranquilli. Come... Allora, io adesso non so se andare di qui. Vabbè, ragazzi, bisogna provare tutte e due le destinazioni e via, dai. Bisogna provare. Bisogna intuire un po' tutto, ok? 137.000 mi chiede per il prossimo livello. Mi mancano 40.000 e passa. Vabbè, mancano, ragazzi. Manca parecchia robina, eh. Manca parecchia robina. Allora, datemi un attimino. Bene, bene, bene. Allora. Non so se andare prima da questa parte o dall'altra. Vabbè, tanto ragazzi, bisogna comunque provare tutte e due le strade. Quindi una vale l'altra al momento, eh. Al momento una vale l'altra. Allora, cos'è qui? Il titolo è veramente bello, eh. Ve lo consiglio. Ve lo consiglio veramente. Allora, vediamo un po'. Buono, buono, buono. Allora, io sono arrivato da sopra. Quindi, ok. Vediamo qui cosa mi può dare. Un sacco di pomodori. Allora andiamo qui, poi magari proveremo anche l'altra strada. Non so se in questo gameplay o nel prossimo. Comunque una cosa è certa, la proveremo. Io credo che dove indica la freccia rossa è dove bisogna andare. Poi posso anche sicuramente sbagliare, però via. Chi mi dà una mano? Alvaro, arrivi? Ce la fai? E Alvaro, puoi farcela? $320. Qui pagano bene. Qui pagano veramente bene. Veramente pagano benissimo. Sono sincero, pagano... Sono contento, vai. Allora, stiamo tranquilli. Bene. Ottimo, ottimo, così via. Allora. Io spero che... ok, sembrerebbe che vada bene. イズル森って落とし物だったの?ロイドが探してるって言うから、てっきり岩区のあるしなかと思ってた。ああ、ジョーちゃん。期待に添えず、がっかりさせたか?落とし物の方が気楽でいいよ。ジャヨーガリついでに探してみる。それはありがたい。手分けしようか。俺は右手に行く。ジョーちゃんは左を頼む。 その宝石、指輪とかブローチなの?記録では10年前まではブローチ。その前は首飾り。その前の前は腕輪。ここ2、30年はそんな感じらしい。2、30年?イズル森は人から人へと渡り歩いている宝石だからな。じゃあ。 検討を祈る。人から人へ渡り歩くって全然普通じゃないじゃないか。
Bene ragazzi, bene, possiamo continuare? Direi di sì, direi veramente di sì. Allora, da qui siamo venuti, no? Da lì sono arrivato, se ricordo bene, quindi visto che sono arrivato da lì, insomma, credo che non dovrebbe essere difficile capire dove andare, ecco. Vediamo un po'. Allora, vai. Andiamo qui perché ho visto già che c'è un evento da fare. Ho visto già che mi segna un evento, quindi fa capire che la direzione giusta è lì. Non ci vuole molto a capire che bisogna andare lì. Non so cosa mi aspetterà, però bisogna comunque proseguire lì, ragazzi. Quindi l'importante è aver trovato la strada. Ma poi dobbiamo percorrere anche l'altra, come avete visto prima, perché si è aperto un nuovo passaggio, quindi una nuova zona dove io non sono mai stato, credo. O almeno credo, voglio ben sperare. Che bello, però ora via. Allora, mi occorre, ecco, la mia trasformazione perché non vorrei subire una sconfitta, sinceramente. Ecco, magari avrò anche esagerato con la trasformazione. No, ragazzi, non si esagera mai. Non si esagera mai. Vediamo un po'. Vediamo un po'. 750? Ullala, sono stato ben pagato, eh. Ma qui se rompo, eh sì, c'è un forziere. Alvaro, rompi, dai. Spacca tutto, Alvaro. Spacca, smonta tutto, vai. Smonta tutto che io devo prendere il forziere qui. Smontate, smantellate tutto, via. Vado all'evento in questione. Non so cosa. Ah, è lì, ok. Non so cosa mi attende, quindi non chiedetemi cose che non posso sapere. Ora arriveremo lì e via. Bordello, ragazzi, che bordello. Allora. Vediamo un attimino qui. 2300, ragazzi. Questo mi sta pagando bene a crediti per usarlo per potenziare. Mi sta pagando veramente bene. Quanto mi dai? Vediamo un po'. No, 126. Pochissimo. Cosa me ne faccio? Allora, qui c'è un evento, ragazzi. Andiamo all'evento in questione e vediamo cosa bisognerà fare. Ma chi c'è ancora che mi disturba? Ah, ok. Vediamo un po'. No. Ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. Allora, posso parlare? Ok, vai, ce l'abbiamo fatta. どうにも静かすぎる。ジョージャン、教皇庁の時計は。別に、いつも通りだと思うけど。邪妖の巣だったか。頼んだぞ。逃げ足だけは早いんだから。Ed ecco l'evento in questione, ragazzi. Ed ecco l'evento in questione. Speriamo che sia
speriamo che sia un evento fortunato, nel senso che riuscirò a sconfiggere tutti per poi proseguire, per poi proseguire. Vediamo un attimino. Che bello. Ce la faremo? Ce la faremo, ragazzi. Ma dai, penso di sì, dai. Sono di livello 5, quindi credo che non ci sia, ecco. Non ci sia non ci siano tanti problemi al riguardo. ネルという商人がいた。彼が扱ったのは邪妖奴隷。戦そんなの純潔の妖魔が黙っちゃいない。その奴隷商人ろくでもない死に方をしただろうね。嬢ちゃんの予想通りなんで、司祭は省くが、代わり果てたネルが握っていたのはその宝石イズル森だそうだ。 謎めいてるね。イズル森はその後、そこらの事情を伏せて転売された。黙ってりゃ綺麗なエメラルドだからな。だがイズル森を買ったやつは必ず森で紛失しまう。そして見つかるのは大体この辺りらしい。 ロイド、その幹、文字が彫られてる。誰それがここに眠るとかなんとか。文字だって？その宝石の光で多分解読できる。やってみようか。いや、調べるに及ば。これでよし。俺の用は済んだ。嬢ちゃんも早く帰れよ。なんか珍しく慌ててたな。あの木の文字ちょっと調べてみるか。 Bene. Voi dite di continuare, ragazzi. Dite che qui si aprirà adesso subito la strada, oppure sconfiggendo questi nemici, perché anche sopra mi sembra si sia aperta la strada, quindi voglio dire, insomma, però non sono ancora andato lì, quindi come un altro evento, ne è comparso un altro. È comparso un altro evento, ragazzi. Ho già capito di cosa si tratta. Ho già capito di cosa si tratta. No, vabbè, io ho già ben capito. Ci mancherebbe, io ho già ben capito. Ho già ben capito io, ragazzi. Ci mancherebbe. Per il momento me la cavo bene qui, eh. Per il momento sta andando abbastanza bene. Vediamo un attimino. Ecco, andiamo. C'è un altro evento da fare, vediamo un po' cosa mi chiederà questa volta. Vediamo. Si può continuare? Bisogna parlare ancora, non ho ben capito. Cos'è qui? Punto interrogativo, ragazzi. Vediamo, Lì mi dice evento, ma se non si spostano io non posso. Vabbè, vediamo. Vediamo di sconfiggere qui, vediamo cosa succede. Vediamo, Ecco, lì c'è un evento ancora, però
Ora andiamo, non vi preoccupate, sconfiggeremo tutti questi fenomeni perché sinceramente stanno esagerando dal mio punto di vista, esagerano molto, sì che stanno esagerando e credo che bisogna mettere la parola fine a questa esagerazione, credo, eh. Nulla? Non posso... Quindi cosa bisognerà fare? Vediamo un po'. Dobbiamo sconfiggere tutti, non ho ben capito. Non ho ben capito. Cercherò di capire adesso. Faremo un giro per capire se il fatto è che qui c'è un evento, ma non ho ben capito cosa bisogna fare, perché io vado, ma non mi fa fare nulla. Allora, stiamo tranquilli, andiamo un attimino. Proviamo ad andare qui. Provo, Ok. Sono Tobo e Niva Doctor no Senditsgari. Soreo Miminista Mononiva Aru Henkaga Otosre. Kono Kokcho Hasekri Meo Skeletova Sasga Anas. Kyoju. Vediamo un po'. Ah, ok. Bene. Bene. Quindi ora dove si va? Anche perché ragazzi abbiamo altri 8 minuti, dopodiché ci faranno uscire dalla zona in automatico, eh. Quindi non è che si può far tutto subito, diciamo, ecco. Io farò quello che posso riuscire a fare, quindi poi nel prossimo gameplay si continuerà, non è assolutamente un problema questo, eh. Non è assolutamente un problema. Allora, qui... Ah no, è tutto aperto, ok. Vi distruggo, tanto sono di livello... Sì, sono di livello 5, però creano un po' di problemi. Si attaccano in massa. Se attaccano in massa, bisogna stare un po' attenti, eh. Se attaccano in massa, un po' attenti bisogna stare. Sono sincero. Allora, dove vado? Ah, ok. Aha. Diamo una mano? Credo che bisogna dare una mano, In tutti i sensi, vai. La mia trasformazione è avvenuta, quindi non so se era il caso, perché non so neanche cosa ci aspetta poi più avanti, ma abbiamo fatto subito, quindi ただの邪用じゃないの。人間の真の像を食らったからな。いらぬ知恵がつき、意識が目覚めた。おそらくこの心は我が食った女のものだ。血のみごが折ったのである。不意に子守歌を歌いたくなる。<笑>
だが邪妖どもには耳障りなようだ。娘、お前は似たようなもんだよ。昔青市に触れて半分妖魔になった。そうであったか。純潔の妖魔でもなく赤市の人間でもなく獣にもなれず。じゃあそのことで一つご提案が。狼のお嬢さん、我が研究室にぜひいらしてください。この私めが全力で保護いたします。教授本気？私の専門は妖魔研究ですよ。こんな面白さ、もとい素晴らしい存在を見逃すわけにはまいりません。パトロンから絞り取った金を湯水のように注いで、あなたが快適に暮らせる場所を確保しましょう。もうそうは言ってもな。いや、世話になろう。いいのか？この人かなり怪しいわ。このままここにいてはいずれ食われる。我の巣があればこの心とも向き合えよう。かなわなければこの男食い殺すのに。ええ、お好きに。では早速参りましょう。こちらです。賭けはあなたの勝ちです、アーナスさん。ではいつもならアーナスさんも我が助手にとか言うのに、なんか拍子抜けするな。benissimo ragazzi, benissimo. Allora io direi di fermarci qui per quanto riguarda questo gameplay, perché siamo andati oltre. Poi si continuerà con la missione, anche perché era rimasti anche 7 minuti, non si sarebbe potuto andare anche oltre, ecco, sono sincero. Qualche, diciamo, si va ancora. Allora, vai, aumentiamo l'attacco, certo, aumentiamo l'attacco che mi fa comodo. Ma il livello 10 sembrerebbe il massimo. Sembrerebbe il massimo livello 10, credo, perché vedo che... Vabbè, poi lo scopriremo la prossima volta, insomma. Allora, direi che possiamo... No, assolutamente no. No, non facciamo stupidaggini, ok. Bene, io direi che possiamo uscire. Ora possiamo salvare la partitina, ragazzi, perché siamo andati belli lunghi qui, siamo andati veramente lunghi abbastanza, sono sincero. Quindi io vi do appuntamento con i prossimi gameplay, perché da fare ce n'è veramente tanto ancora di strada, secondo me. Non è così semplice concludere questo gioco, ma meglio così, ci divertiremo di più. Quindi detto questo, io vi ringrazio, vi do appuntamento con i prossimi gameplay e speriamo di divertirci ancora con Night of Azure, perché ho veramente intenzione di portarvi anche il secondo capitolo. Quindi ciao a tutti e alla prossima.